È sempre un piacere venire in questo stadio, uno stadio che aiuta a rendere lo spettacolo sempre più bello. È uno stadio che è stato tra i primi ad essere, come dire, rimodernato ed è un esempio per tutta la nostra Serie A, per chi si sta approcciando a questo argomento. Credo che qua ci sia un'esperienza interessantissima anche per quanto riguarda la parte sostenibilità. Quest'anno è stato fatto un lavoro ulteriore, credo che l'area ospitalità abbia già ottenuto in passato il premio come la migliore area ospitalità della Serie A, il terreno di gioco è stato premiato come miglior terreno di gioco della Serie A, quindi stiamo parlando di un'eccellenza assoluta, quindi complimenti all'Udinese. Purtroppo dal punto di vista sportivo l'Udinese non se la passa bene, però per la spettacolarità del campionato, anche questa lotta a salvezza che coinvolge 7-8 squadre, abbiamo visto il 3-3 adesso del Sassuolo, è qualcosa che fa appeal. Assolutamente, il campionato italiano di Serie A resta estremamente spettacolare per la lotta per le posizioni più importanti, quella dell'accesso alle coppe, ma anche come sempre la lotta per non retrocedere, che è una battaglia che coinvolge tante piazze. Abbiamo visto che sono circa 7-8 squadre nell'arco di una manciata di punti e questo rende effettivamente tutto con un pathos diverso, sperando di non arrivare, come dire, allo spareggio che c'è stato già la scorsa stagione. Lo spareggio per non retrocedere è stata una partita, diciamo, estremamente complessa, ma anche in quel caso molto spettacolare. A differenza dell'anno scorso, quest'anno, laddove ci fosse questa, diciamo, situazione, si giocherebbe in una partita di andata, una partita di ritorno, in una sede neutra. Questo per dare maggior spazio a ciascuno esprimere il proprio calcio, ma anche perché dal punto di vista organizzativo è molto più semplice per le prefetture poter gestire la partita nello stadio naturale del club.